Ciao leoni! Tornano le notizie stravaganti. Cuccioli lusso per cani costano 200.000 euro. Sono in molti a ritenere che i cani, in quanto migliori amici dell'uomo, meritino il meglio. Ma non si può negare che l'ultimo trovato di un'azienda inglese sembra un'esagerazione. Cuccioli lusso che arrivano a costare anche oltre 200.000 euro. Le cucce hanno parquet in legno, colonne e balconcini in marmo, illuminazione interna ed esterna, sistemi automatici di distribuzione di cibo e acqua, TV e impianto audio. Non sappiamo dire se i cani apprezzino veramente queste finiture ed accessori. La direttrice creativa di questa azienda che produce queste cucce spiega che tutto è nato da alcune domande che i fondatori hanno iniziato a farsi, come: perché la casa di un cane non dovrebbe essere elegante come quella del padrone? Perché non dovrebbe disegnare da un architetto? Perché non dovrebbe avere finestre, porte e bassorilievi in proporzione alle dimensioni della casa? Probabilmente qualcuno di voi risponderà cinicamente: perché è la cuccia di un cane? Ma per i fondatori di questa azienda la questione è che se il cane è un membro di una famiglia ricca, allora ha diritto agli stessi lussi. E voi, che ne pensate? Ma ora partiamo con la intro! Miniera di Trogdo, ok. Ecco qui il nostro bellissimo dottore Knack che è tornato minuscolo. Non riesco a contattare Ryder. Dunque, ricapitoliamo. Il tuo piano è intrufolarsi da un ingresso secondario, attraversare di nascosto diversi chilometri di tunnel della miniera e a quel punto Knack aprirà la porta. In pratica noi siamo venuti qua per aprire la porta, perché il dottore crede che Knack sia la chiave. Sì, e anche Victor. Così. E se vuoi contattare Ryder, poi... Ah, infatti, come si fa a contattare Ryder? Perché poi, ragazzi, se me lo ricordate, Ryder è rimasto al villaggio dei Goblin. Ah, cos'è quello? Ryder, abbiamo trovato... Ah, ho capito! Ho capito! Ora andiamo nel... Adesso in pratica gli sta spiegando tutto quello che è successo. Ah, in pratica con questo... Orobot, inviandolo a Ryder, può sapere tutto quello che è successo, visto che il dottore ha registrato il messaggio. Quindi ho capito perfettamente quello che è successo. Ma comunque, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre Sangue106, oggi siamo tornati su Knack, finalmente il nostro vecchio carissimo Knack. Oddio, c'era un ragno gigante. Salve, cosa spruzza il veleno? Schifo! Ci mancavano solo i ranni giganti, troppo cresciuti semmai. No, non va affatto bene, i ranni sono sempre stati i miei grandi nemici. Ok, prendiamoci anche le pietre solari. Salve ragnettini, Dove sono le vostre carissime ragnatele? Ah, lì ce n'è una. Ok, ecco i nostri carissimi amici reperti, così almeno cresciamo un po'. Lì prendiamoci le pietre solari, così almeno quando siamo nei momenti più complicati... Non dico se... devo stare zitto. Ciao! Vai Knack, fai il salto, bravissimo, ti voglio bene. Quanto è epico sto gioco. Che cos'è sto coso? Adesso mi ci mettete pure i gatti troppo cresciuti con le ali? Ma io non lo so proprio, ragazzi, ormai in questo video sono troppo cresciuti tutti i nemici. Ok, dai, diamogli un bel colpo sulla panza, bravo. Ok. Andiamoci questa piccola pietra solare. E rieccoli, dopo i ragnetti ci sono i gattetti. No, gattetti, sembra che... Tetti, gattetti. Ma cosa sto dicendo, ragazzi? Muori, gattini! Oh, c'è anche la scena tag life. Ce la dovrei mettere nell'editing qualche volta la scena tag life. Però non c'ho mai voglia, non so per quale motivo. Ok, eccoli lì con il loro teletrasporto che... non so come hanno fatto a fare sto salto lunghissimo. Solo Knack ci riuscirebbe. Ancora i ragnetti. Molto tempo fa. Ah no, i goblin sono stati cacciati. Hanno fatto anche bene, così almeno gli Shrek non ci perseguitano ancora. Però quasi quasi preferivo gli Shrek che questi ragnetti e questi gattini volatili. Volatili. Lasciamo perdere, ragazzi. Vi ci dovete abituare al mio carattere. È questo.
Vabbè, non so se c'entra qualcosa, però non me ne frega un cavolo. L'importante è che vi divertiate a guardare i miei video. Ok. Oh, mamma mia, cos'è sto posto? Ok, vai. Scendiamo nell'ascensore, bellissima. Vai. Abbiamo raggiunto la parte attiva della miniera. Ok. Perfetto, siamo scesi. Salve! Chi è lei? Sei buono? No, è cattivo. Devo stare zitto. Cosa mi lancia le granate? Aia! Mi ha fatto male. Mi ha fatto male. Ok, ancora i roglietti! Perché non cacciate via loro al posto dei goblin? Proprio non ragionano col cervello. Sono più pericolosi i ragni dei goblin, ragazzi. L'avete visto? Ok, speriamo che sto ponte non crolli, ma non credo che crolli. Dimagrite un po'. Siete peggio dell'obeso di Outlast. Ragazzi, non so se è la corazza o sono proprio loro che sono obesi. Perché, ragazzi, avete visto che sono un po' belli larghi. Ma credo che sia la corazza, vabbè. Però sono lo stesso obesi. Anche se per via della corazza sono lo stesso obesi. Morite, brutti cattacci schifosi. Sono meglio i cani. Cani is love, cani is life. E questa è la verità, ragazzi. Cosa volete farmi col vostro piccolo blaster giocattolo? Ah, mi hanno fatto parecchio male però, ragazzi. Me lo guardi, tolto la metà della vita, eh. Ah, adesso sono tornati anche i robot lungoni. Questa volta non c'hanno il loro bastone di metallo, ma c'hanno un bastone vero e proprio. Cioè, un pezzo di legno, cosa c'hanno? Un ceppo! Ma che cavolo fate? Poi va, tipo, stava colpendo il suo alleato che me... vabbè, poi devo stare zitto perché mi ha colpito. Ora mi avete proprio rotto. Ora mi avete proprio rotto. Oh. Oh, devo stare zitto. Muori, mi ha detto, anche se... Oh, sì, mi ha dato anche dei reperti. Meno male che sto gioco mi capisce. Sembra che il motore dell'ascensore manchi dei reperti. Sì, secondo te, Genio, cosa mancano, eh? Sempre i reperti. Adesso ero diventato così grosso e devo ritornare un tappeto. Perché la vita è così dura? Prima mi danno tanti reperti e poi dopo li devo sprecare per attivare una stupida ascensore. Ma... no, di nuovo loro! Ancora! Capitolo 5-2, in profondità. Che bello, stiamo fra un po', sbucchiamo al centro della terra e ci busciamo le chiappette di reperti. Che bello. Muori, maledetto leggio obeso. Vai, apri, bravissimo, prendi le pete solari. Oh, ragazzi, siamo quasi al massimo con le pete solari, perché le pete solari con quelle possiamo attivare il nostro mega potere e fargli un sederone enorme e anche rosso. Anzi, però, ragazzi... se non l'avete notato, loro ce l'hanno già il sederone rosso, perché la loro divisa è rosso, quindi, ragazzi, l'avete capita? No, no, non credo. Ok, ora sto zitto, eh. Ah, qui in pratica Victor ha fatto tutte le estrazioni di minerali, di reperti, o quello che... Si prendono i reperti. La famiglia di Victor estrae reperti qui da 100 anni. Da 100 anni, mamma mia, eh. Ah... sai, ci sono creature che si arrabbiano quando estraggono. Oddio, ci sono creature? Stammi vicino. Quali tipi di creature? Io pensavo che ci fossero soltanto i ragnetti e i gatti che volavano con le loro belle ali. Oh mio Dio, io spero che non siano troppo cresciuti queste creature. Spero. Intanto sti qui mi stanno già sul cavolo. Non voglio immaginarmi queste creature di cui parla il dottore. Vabbè. Proseguiamo, siamo anche a un... proprio una tacchetta di vita. Poi cosa fa? Tipo li mette su questo, su questa piattaforma, i reperti, poi li fa cadere. Ma è scemo Victor, cioè non ragiona proprio. Salve, ora cosa mi vuoi schiacciare col tuo sassolino da 5 soldi? Muori, muori leggio. No, 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 le granate. Calmo con le granate, capito? Calmo! Vai, schiaccia sto coso, vai! Mamma mia, quanti reperti! I have big reperti al posto di big money. Ci sta benissimo. Oh, adesso voglio proprio vedere come è fatta a distruggermi, eh. Brutti maiali schifosi. Scusa, ci stava proprio anche l'insulto peggiore di tutti che mi veniva in mente. Ah, ecco, li abbiamo raggiunti. Fermi. C'è un guardiano. Oh my god. E questi sarebbero le creature? Oh mio Dio, ma cosa... intanto li dai i pugni e non li fa niente, cioè... ma cosa li fanno? Mi dica se li pappano. O li fanno qualche tortura proprio dolorosa. Ma è meglio non immaginarcelo, perché credo che sia qualcosa di molto doloroso. No, no, basta. Perché ci sono sempre... perché adesso usano tipo i basto e i ceppi? Cioè, non hanno... cioè,
Non c'è ragione di usare quei cosi. Potrebbero usare le loro mani per uccidermi. Cioè, ragazzi, che ragionamento è? Vabbè, qui nessuno lo capirà. Non lo capirà nessuno in questo gioco, ragazzi. Nemmeno io mi capirò mai perché sto dicendo cose che non hanno il minimo senso. Perché adesso mi lanci i barili? Perché? Ma questo qui è drogato. Ci sono pure i robot strafatti. Oh, ma l'importante è che l'abbiamo disintegrato. Qui ci sono sempre i minerali. Muori! Levati anche te. Gli ho dato un bel colpo nelle palle, così impara. Quell'imbecille. Muori, lezzo! Oh, benissimo, ragazzi. Stiamo arrivando a un buon punto. No, di nuovo l'ascensore che mi toglie. Che mi toglie i reperti. Perché? Perché? Ci mancava. Guarda, è peggio di tutti i nemici l'ascensore che ti toglie i reperti. Perché ti fa danno, ragazzi. Avete presente che i nemici che ci colpiscono ci tolgono i reperti? Questo ce li toglie tantissimi i reperti. Quindi ci fa più danno. Non va bene, ragazzi. Non va bene. Non va affatto bene. Io non essere contento. No, però ce li ha tolti di meno, ragazzi. Ce li ha tolti di meno stavolta, Sono felice. Questa cosa è positiva, abbastanza positiva. Vai, dottore, attivo l'ascensore. Andiamo in profondità! Che bello! Ah, ecco. Vediamo cosa succede un po' nel villaggio dei Goblin. Ok, ti dirò tutto. Oh, finalmente parla il capo dei Goblin. Dici davvero? Da dove arrivano le vostre armi? La cosa funziona così. Noi raccogliamo i reperti. Gundar. Tanto Gundar. Chi è Gundar? La sua aeronave. Per fare affari con noi, scambiamo i reperti con le armi. Non so lui da dove proviene. Noi aspettiamo e basta. Un'aeronave di che tipo? Beh, è difficile descriverla, ma ora la vedrai tu stesso. Oh my god, guai in arrivo! Ryder, ti conviene scappare, e anche molto veloce, molto veloce. Corri, 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 corri. Oh mio, ma chi è Gundar? Forse è il capo supremo dei Goblin. No, Shaq! Maledetti! Meno male che Ryder, tanto è abile come Indiana Jones, ce la può fare a scappare. Vai, aiutate il vostro capo. Ah, è quello Gundar. Cos'è? Mi immaginavo un coso più. Il doppio del capo del villaggio dei Goblin. Mi immaginavo un titano. Che cioè, cos'è? È uno stecco. Più stecco di me. Cioè. Ok, intanto dobbiamo ritornare, ovviamente. Nei panni del nostro carissimo Knack. A uccidere le guardie rosse. Che sono antipatiche e danno noia. Cioè, Ryder è proprio nei casini, eh. Ci deve andare qualcuno ad aiutarlo, se no finisce malissimo con quel Gundar. Cos'è? Hai visto quelle strutture? Questa è la zona in cui... Ah, è qui che Victor estrae i reperti giganti, quelli lì che abbiamo visto nel suo palazzo. Ok, basta. Ma perché adesso spargono dappertutto i barili? Cioè, non ha senso, nemmeno ha senso che muoio sempre.